Genova è da secoli una città di ville. Al di fuori delle sue mura, che ancora ne racchiudono il centro storico con la cinta eretta nel 1637, si estendono veri e propri quartieri dedicati alla residenza di villeggiatura. A est la collina di Albaro e a ovest il borgo di San Pier d'Arena. Ormai divenuti una parte vera e propria integrante della città, questi luoghi di bellezza straordinaria conservavano fino all'Ottocento le loro caratteristiche di insediamento suburbano. Il mare e le colline, quelle due realtà che stringono strettamente la sottile lingua di terra su cui sorge la città di Genova, erano i riferimenti per chi progettò questi nuovi insediamenti di diletto. Ciò che rimane, come unica traccia monumentale di uno dei sistemi di villa più importanti d'Europa, sono ormai soltanto alcuni edifici di pregio straordinario. Purtroppo però gli ideali completamenti di queste ville magnificamente affrescate, i giardini, sono stati divorati senza pietà dall'urbanizzazione. La città dei giardini dunque rivive soprattutto in strutture più tarde, progettate in aree ancora più periferiche, da un'aristocrazia che si rifaceva ormai ai modelli del romanticismo europeo e che si sono, con grande fortuna, splendidamente conservati sino ad oggi. È così che ancora oggi possiamo incamminarci per i viali di Villa Durazzo Pallavicino a Pegli, progettati e costruiti per il marchese Domenico Ignazio Pallavicino nella prima metà dell'Ottocento dal grande architetto neoclassico Michele Canzio. Il tempietto al centro del lago ricorda ancora il suono delle musiche che accompagnavano il barcheggio degli aristocratici. Il grande arco, che ricorda le suggestioni antiquarie romane, evoca la grandezza del passato e contestualizzava, fino a che non furono musealizzate all'inizio del Novecento, le straordinarie sculture superstiti della grande tomba scolpita da Giovanni Pisano per Margherita di Brabante nel 1313 e che venivano dalla ormai distrutta chiesa di San Francesco di Castelletto. Suggestiva e potente poi la magia che avvolge anche i parchi di Nervi. Questi parchi abbracciano con la loro estensione numerose ville aristocratiche, alcune delle quali sono oggi divenute gli strepitosi contenitori per le collezioni civiche della Galleria di Arte Moderna e della collezione Wolfson. Dalle sale dei musei lo sguardo spazia sui roseti che ancora preservano essenze rare e antiche, mentre dal verde si passa, scendendo sul grigio delle scogliere, al blu intenso del mare che fa da sfondo da oltre 1000 anni alle vicende storiche, artistiche e umane della città di Genova e che la unisce idealmente alle storie multiformi di tutti i popoli del Mediterraneo. Così scriveva alla metà del 400 Enea Silvio Piccolomini, futuro papa. In verità, ripensando attentamente a questa città, mi convinco sempre di più che se Venere vivesse a questi tempi, non abiterebbe più Cipro, il Monte Citera o il Bosco Idalio, ma si stabilirebbe a Genova. Questo è infatti, mi pare, il suo tempio.